Ragazzaccio, devo fare le confessioni di un quasi bravo ragazzo. Ok. Con sottotitolo non riesco a trovare più bravo ragazzo. Non gli trovo la linguetta. Con la linguetta si fanno tante cose con la linguetta. Allora, caro Ricky, sai che sono quasi un bravo ragazzo, no? Quasi un bravo ragazzo, quasi giovane, diversamente giovane, e che ogni tanto si annoia. Allora gioco. È da un po' che ho scoperto Tinder. Allora, se tu scremi, 50% le scopri. Sì. Io ne avevo... Avevo già fatti 60, sì. E vabbè. Poi c'è stata Ioana. Rumena. Bellissima. Non bella, bellissima. La prima volta sono andato io a Bucarest. È stata una vacanza stupenda, peraltro. Mi ha portato nelle terre del Conte Vladi. Abbiamo girato, ho noleggiato una macchina, abbiamo girato. Siamo stati molto bene a 32 anni, ma bellissima. Poi è venuta lei in Italia, abbiamo fatto anche una bella vacanza in Italia e poi anche lei cominciava a volere robe troppo serie. Io sono diversamente sposato, quindi... E quindi è così. E poi due o tre episodi di proprio zoccolamento. Poi invece una signora russa, una brava signora, con cui c'è stato una cosa ognuno a casa sua, ma continuativa. Beh, insomma, ragazzi, su Tinder si cucca se ci sai fare. Ti emozioni ancora con le donne? Sempre, mamma mia. Cioè, è quello che tiene in vita un uomo. Io credo, no? Io adesso a marzo faccio 67 anni e mi emoziono, è come se mi emoziono. Come potrei non emozionare? Cioè proprio il corpo della donna, la sua femminilità, la sua mente anche. Io credo che sia la linfa vitale che ti deve dare quella gioia per cui tu fai. Donna, tutto si fa per te, donna. È così, per fortuna. E rispetto a questo tempo che passa, come sessualmente, come gestisci questa avec passione? Avec le temps tout s'en va. Esatto. ma non è vero, guarda, ascolta. L'uomo, secondo me, poi vabbè, ok, hanno inventato la chimica aiuta e ci mancherebbe. Ma l'uomo, ma come, l'età è quella che gli altri vedono, non quella che tu hai. Quindi probabilmente ancora in me riescono a vedere un'età desiderabile, nonostante quella anagrafica. Non peraltro, perché, ma poi io credo che una donna, se una vera donna, si innamori del cervello più che dell'uccello di un uomo. Tu col cervello puoi farla godere più che con l'uccello, a farla star bene nella vita. E non è necessariamente il denaro, o perlomeno è chiaro, più ne hai più sei comodo, no? Quindi, però, voglio dire, si può essere felici anche con meno, anzi, ne sono certo. Quindi quello che tu trasmetti è la tua gioia di vivere. Suppongo.
per fortuna. La la la. Ok, ok. L'ironia è fondamentale. Guai, io credo che l'ironia possa salvare questo mondo. Mai prendersi sul serio. Sì, certo, bisogna essere, voglio dire, persone che responsabili, ma mai bacchettoni. Cioè, io credo che l'ironia sia fondamentale nella vita per sé e per far sì che la vita ti possa cadere addosso nella più bella delle maniere. Questa è ancora una zona con delle villettine, la pianta di cachi. Cazzo, chissà com'è il caco a Milano. Proprio più vicino. O un Valpolicella superiore. Valpolicella va bene. La bottiglia. Loro dopo le 9 di sera mi ha detto un tassista, io inglese, ricordo il nome, che ha aperto un pub lì e proprio lei è proprio imbarazzante. Nello sport è mettersi agli angoli con le bottiglie. Va bene, grazie. Oh. Allora, all'amicizia sempre, caro. Vai, andiamo con le mani. Comunque hai ingressi. L'altra cosa che fa concorrenza al sesso è il cibo. Sì, assolutamente. Ma guardi, io non pago le bollette, si sta sbagliando. No, non le pago, si sta sbagliando. Non posso essere un buon cliente, sono un cattivo cliente io. Sì, sono un cattivissimo cliente io, che non paga le bollette, non vi conviene avermi come cliente, guardi. No, sono inaffidabile. Mi volete? Se mi volete come cliente, però poi non vi pago le bollette. No, non le pago. Se mi vuole come cliente vengo, però non le pago le bollette. Ciao, buon lavoro. Ciao. È l'unico modo per non farti rompere i coglioni. Non ti richiameranno più. Comunque se andiamo a Sorrento, se andiamo a Napoli, dobbiamo passare da Sorrento. Assolutamente. Ma come fanno i marinai ad amarsi tra di loro e rimanere veri uomini però? Certo, però se la cantava Dalla, qua adesso c'è da mettere in discussione. C'è da mettere in discussione qualcosa. Eh sì. E poi Dalla, no? Quando... Dalla è una parola bellissima. Non è solo un nome, Dalla. Quando una donna dice Dalla, secondo me non te ne Dalla, la vita è breve. Ragazza, Dalla. Dalla. Possibilmente a noi? No, ma sì, ma anche no. Anche basta che la dai. A Milan si dice: fate la risica di ratto. Se te verno damela, tenetla, fate la risica di ratto. Se non me la vuoi dare, tienitela, fatela rosicchiare dai topi. Eccolo qua, Lello. Fratolello. E quindi così.
Allora, più problemi di prof. Detto questo, mi dicevi i ventenni. Allora, io ultimamente ho avuto alcune esperienze con ragazze dai 32 ai 40 anni e tutte si lamentano dei coetanei. Davvero si lamentano dei coetanei perché, porca puttana, non avevano un nonno come il mio, forse, che gli ha spiegato che a tavola e a letto non devi aver rispetto. Questi hanno, non so, non, forse magari non è neanche il troppo rispetto, ma nessuno gli ha spiegato che bisogna recare la fine. Bonjour, mon amour. Pronto? Pronto? È la brasiliana. È la brasiliana. Bonjour, mon amour. Ciao cara, buongiorno. Buongiorno. Molto bene, grazie. Tu? Non posso. Non puoi stare senza di me, dimmelo. E tu? Tra di noi? Amore, si lavora, sì, prego, dimmi. Ah. In che senso? Non mi ricordo. Ovvero? No, ma nel senso che... No, io non ho parlato di questo. Ma allora, io come ti dicevo, ritengo che le persone hanno la loro vita, il loro presente, il loro passato. Quindi, o uno dice, ci sposiamo e condividiamo la vita, ma no, ma neanche a me, ti sto dicendo. Oppure in una relazione, io ti dico, ma io ci sono per una vacanza, per la cena, per le... Però le esigenze dei tuoi figli, se mi resti più lento, sì. Tu 46 e 15. Ma c'è cioè uno che. Ma questo è graduale, tesoro, questo è graduale. Questo è graduale, nel senso che non siamo neanche andati a letto, non ci conosciamo, non sappiamo niente. Cioè fammi capire chi è quel coglione che ti dà soldi per andare in Brasile senza avere una storia. Un trascorso, una gradualità. Chi te li dà è un coglione. Chi te li dà è un coglione, perdonami. Cioè io sono tutto ma tranne il coglione. Questo spero che tu lo abbia capito. Ok, quindi come ti ho detto ci sono gradualità. Ci sono gradualità. Ma ci mancherebbe, tutto si sviluppa. Io credo che questi discorsi a priori siano, come ti posso dire, dico inutili, anzi, sono molto utili. No, sono chiarificatori. Ben venga, cioè, tu hai visto, no? Noi abbiamo avuto, come posso chiamarlo, un'esplosione chimica che si è tramutata da prendere una colazione a un pranzo che è durato 6 ore, con almeno da parte mia una grandissima gioia, felicità di passare quel tempo. E questo mi fa piacere che lo sia anche per te. Ma certo non saremmo qua, perdonami, non saremmo qua nemmeno a chiacchierare se non fosse così. Detto questo, tesoro, io sono ben felice che tra di noi ci sia della gradualità. In che senso? Ma ascolta, tu sei, allora secondo me, allora siamo due bei cervelli, prima cosa, e questo è fondamentale, perché per me il cervello è l'organo sessuale più importante, credo, non trovi?
Lo so, tesoro, lo so, me l'hai, hai un bambino di 12 anni e una bella figlia di 18. Non ce li ho. Sì. Ma, tu non hai mai visto un film? Te lo devo mandare, ascolta, vallo a cercare e veditelo. Tognazzi, la grande abbuffata. Alain Ducasse, hai ragione, con la stanza sopra però. Perché dopo vedi aver ben mangiato, a me viene sempre voglia di fare l'amore. Sempre. Dimmi tesoro. È per questo che ti ho detto che la gradualità è fondamentale. Ma certo, beh, ce lo stiamo dicendo. E credo che stiamo imbastendo una buona strada, stiamo facendo dei passi avanti. Non pensi? Ok tesoro, io a te e poi ti manderò una foto di come io adoro cucinare, ok? Ciao, grazie per... Ok. E chi lo sa nella vita, un bonifico, mandami l'Iban, ti adoro, d'accordo, quando sono con lo smoking in un bel ristorante, ti adoro e ti ringrazio della tua chiamata, è stata apprezzatissima, un bacio grande, scegli tu dove prenderlo il bacio. Sono figlio di Trotti. Sono un po' figlio di Trocchi. Non ti porto? La gradualità. La gradualità. Si chiama così adesso. La gradualità. E adesso? Ragazzi. Non la voglio deformare. Ok. Io la lingua non la mangio, però. Io sì. Due bolletti. Però ti sappati di quelle risa. Opla! Il bollito. La lingua che devi dare a lui è quella lì. Grazie, sì. Da vicino vicino c'è il sogno che ti dà quest'aria da bambù. Così, da vicino vicino, che bambino tu sei. Bisogna tenere il bambino che c'è dentro di noi. Il bambino che c'è dentro di noi ci aiuterà sempre a capire che la vita, tutto sommato, è una cosa semplice. L'uomo è un animale semplice.
cibo e calore. Maslow, la scala di Maslow è più lunga, cibo, calore, vabbè. Però fermiamoci a cibo e calore, dai.